Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a spaccare questa carta gradata, da come avete letto dal titolo. Ovviamente non è a fuoco, ma sì, è il drago bianco e chi blu che avete visto l'ultima volta nel vecchio video acquisti. Oggi avremo un amico che è qui ad accompagnarci in questo enorme viaggio, perché lui disprezza le gradate e quindi è qui come sostegno morale e anche per non fare un casino, perché abbiamo le pinze, però adesso piegare la carta non è il nostro obiettivo. L'idea era di fare un grande content, di dare una ginocchiata alla carta, spezzare la gradata a metà e riderci su fondamentalmente. Però non voglio perdere 100 euro di carta, che probabilmente è salita, e quindi andiamo sul soft, sul tranquillo e abbiamo meno rischi fondamentalmente. Allora, abbiamo un bisturi, doveva essere un taglierino ma qua abbiamo il bisturi, dei cacciavite così nel dubbio che possono tornare utili, e le pinze che... Boh. L'idea è partiamo da un angolo, tiriamo giù sperando di non piegare la carta e... Vado piano. Vado prima con un po' di bisturi. Sicurezza. Non mi aiuti così. Io non vedo quello che stai facendo. Ah, oh. Adesso dovresti vedere un po' meglio. Bravo. Io so dell'idea che mi taglierò un dito. C'ho questa sensazione. Io non credo dovresti fare così. Punta su un angolo. Con le pinze. O su un lato. Cerca di aprirlo leggermente e poi da lì inserisci. Fermo. È un po', sì, spacchi tutto. È un po' duro. Pensavo fosse più semplice. Riesci ad inserirlo... No. Riesci ad inserirlo tra i due... Esatto. Provo un po' a tagliare. Sì. Leva quelle dita! Ma come cazzo? Saldato. La miseria. Io mi dissocio. Come gli è venuto? Hai in mente... dovuto alla persona di cappello di paglia. Non si è sentito un cazzo quello che hai detto. Mi dissocio da qualunque danno fisico possa essere recato alla persona di cappello di paglia. Vado a prendere un coltello seghettato. No, prendi una sega a sto punto. Non ce l'ho una sega qua. Le pinze per i chiodi ce le hai? No. Guarda, io c'ho un modo un po' più sbrigativo... Ma non vorrei rompere la carta. È quello il problema. No, allora... Con un accendino? So che posso servire, ma prova. Non so, plastica. Non trash ovunque. Se fonde... No, è tutto trash. È un trash. Vado a prendere un coltello. Adesso stop un attimo la registrazione e vado a prendere il coltello. Sì, abbiamo un coltello seghettato. Mi sento... Come si chiamava quello che vendeva i coltelli? C'era un tipo famoso con i baffoni che vendeva i coltelli, che tagliavano tipo anche il cemento. Oggi taglieremo una gradata, ragazzi. Chef Tony! Mamma mia, mi sento Chef Tony. Guarda, adesso faccio a fette la gradata. Io come ci sono finito in questo video? Guarda! Ovviamente. Come te puoi perdere sta cosa, cioè? Inizia... Ti dissocio. Ti dissoci nel dubbio da tutto. Dalla nostra amicizia. Tagliava di più il bisturi, eh? Sì, ma sta attento alle dita. Credo che quel tappetino ormai non ti importi più. No, prendi segni di giuntura tra le due parti. Ma sento un che... Ha ceduto? No, ah no. Sento odore di bruciato, non so perché. Il tuo cervello credo che stia per bruciare. Per esplodere direttamente. Pensi al tentativo troppo alto. Sì, hai rotto la targhetta, bravo. Tanto è due parti, sono state prestate. Sì, esatto. Sì, è tipo una conchiglia. Esatto. E dopo ci infilo il cacciavite. Bravo, in teoria, ma con molta calma. Sei riuscito a passarla veramente? Credo di sì, forse manca poco. Tanto oramai nel dubbio devo aprirla per forza, cioè non è invendibile come gradata. Si sta scagliando, prova, aspetta, fermo. Prova col giravite a punta piatta. Molto piano. Bravo. Vabbè, se ti fugge ti sei giocato un drago, eh? Se mi sfugge mi sono giocato un dito, cioè... Con quello non credo, con il bisturi sì. Aspetta, adesso provo a spaccarla così, tanto ormai è seghettato.
perché fai troppo. Piano, piano, vai piano. Ho sentito un crack. Sì, era il mio osso. Sei rotto indietro? Sì, era il mio mignolo. Vai piano, che qua rischi di frantum acuto. Piano, piano, piano. Che l'hai separata? Sì, si è spaccato il pezzo grosso. Quanto manca alla carta? Ecco. Oh, attento. Sì, sì. Attento. Non so se mi metti più ansia a tentare di romperlo o te che mi dici attento. A posto, ci sei riuscito. Aspetta, finché la carta non esce. Dai, guarda il lato positivo, la più brutta la butti via. Il case o la carta? Esce? No. Tutto figlio di puttana, esci. Il fatto che ci sia la perfect sight mi dà un senso di pace in questo momento. Perché almeno così non si rischia di danneggiare la carta. Porca. Eccola. Sì, sì, adesso tra 5 minuti la metto dentro l'album. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta senza danneggiarla ed è un miracolo. Guardate quanto è bello. Questo entrerà in collezione finalmente. E ringrazio... Sono associato a questo vandalismo? Ovviamente, sempre, sempre. Ovviamente la rottura del case è stato fatto solo a scopo informativo. Per far sapere alle persone non che... Non è informativo, per vedere che sei... No, no. Per vedere che una carta gradata si può aprire e quindi il case non è a prova di bisturi. Cioè dovrebbero secondo me farli più resistenti. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. So che era un po' così il video, ma diciamo che è un video tappabuchi per quest'estate. Quindi permettetemi di riposarmi perché voglio stare al mare, sotto le palme, sopra una sdraio, a giocare a carte. Quindi... concedetemi questo. Vi ricordo ovviamente che qua sotto in descrizione potete trovare i miei social, tutti i miei profili Instagram. Quindi ragazzi, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!